Bene, allora, questo è un progetto che ha una serie di partner, aveva una serie di partner che sono il DINFO, che è il Dipartimento di Ingegneria Informatica dell'Università di Firenze, e poi il Dipartimento DISEI, che è un Dipartimento di Economia, poi il Teatro Metastasio e due aziende che erano la Tecnotessile e la BNC Speakers. Il DINFO era il dipartimento di riferimento come responsabilità scientifica e gli altri hanno partecipato in qualche modo. Allora, qual era l'obiettivo di questo progetto? Allora, questo progetto aveva l'obiettivo di inserire tecnologie di intelligenza artificiale nello spettacolo teatrale. In particolare tecnologie di visione e di interpretazione del parlato, di visione artificiale e di interpretazione del parlato, per la parte tecnologica. Per la parte economica, capire quanto questa introduzione di nuove tecnologie impattasse sia all'interno del teatro, quindi in termini organizzativi e strutturali, sia all'esterno in termini di forniture e filiera del teatro. Questo quindi è il motivo dei due dipartimenti che hanno interagito. Ora, queste erano ottime intenzioni, e poi la realtà è stata un po' diversa perché sfortunatamente il progetto è caduto nel mezzo della pandemia. E in particolare la pandemia ha fatto sì che il teatro fosse completamente chiuso. Quindi, diciamo, in questo progetto quello che è mancato è poi la parte conclusiva del progetto, che era, diciamo, portare quello che i due dipartimenti universitari avevano fatto all'interno del teatro. E concretamente nello spettacolo teatrale e anche e soprattutto con la filiera, quindi le due aziende di fatto non hanno partecipato perché il teatro ha partecipato in una fase, diciamo così, di definizione del problema sostanzialmente, aiuto allo sviluppo che poi i due partner universitari hanno fatto. Quindi complessivamente uno potrebbe dire che di questo progetto la parte universitaria ha fatto il 90% del risultato e gli altri sfortunatamente per motivi contingenti non hanno potuto fare. E allora adesso per la parte economica lascio Filippo Berti Mecocci, che era uno dei due assegnisti che hanno partecipato al progetto. L'altro adesso è in uno spin-off che peraltro si occupa dell'appunto di intelligenza artificiale, quindi non ha potuto partecipare. Le persone del teatro si scusano, non hanno potuto partecipare a loro volta, quindi siamo che è lui in rappresentanza delle due componenti. Filippo. Bene, io sono Filippo, mi ha presentato il professore e dopo i 2 anni, 1 anno e mezzo di assegno, adesso sono dottorando presso l'Università di Firenze, quindi diciamo anche a livello di competenze sono riuscito a raggiungere, l'assegno è riuscito ad abilitarmi a certi tipi di modo di fare ricerche, quindi sono riuscito ad entrare in un programma di dottorato di 2 anni. Entrando nel vivo del progetto, il progetto quindi dalla parte economica cercava di capire quale fosse l'impatto dell'introduzione dell'innovazione tecnologica all'interno, come ha anticipato il professore, dei confini teatrali e all'esterno, quindi comprendere quali potessero essere gli effetti sul consumo e gli effetti sulla filiera, quindi appunto sull'approvvigionamento di materiali e così via. Fondamentalmente, si percorrono 3 canali. Il primo è la partecipazione culturale, e appunto il secondo è l'attivazione degli input di lavoro, di materie prime e dotazioni. Il terzo sono appunto le capacità di adattamento delle infrastrutture. Noi definiamo l'introduzione di un'intelligenza artificiale all'interno della scena sostenibile se e solo se vi fosse stato una capacità di adattamento creativo dei registi e degli attori per rendere la fruizione dello spettacolo godibile per il pubblico, se l'organizzazione e le sue metodologie, le sue routine si fossero adattate anch'esse, se ci fosse stato un adeguamento delle infrastrutture, quindi delle strutture proprio dei locali, e un adattamento di integrazione della catena di fornitura. Poi vedremo che buona parte di questi risultati, di queste conoscenze, si sono riuscite a comprendere attraverso un'analisi della letteratura, appunto, a causa del Covid. Quindi il primo step è stato, spero se non si riesce a vedere bene, penso sia dovuto al passaggio dal PPT al PDF, la ricostruzione del processo produttivo. In nero sono i confini esterni del teatro, quindi le ragioni
per le quali il teatro è ritenuto un bene Non meritorio da faccio un parte affetto in presenza il 6 del pubblico, quindi settembre quali alle 10 di sono sera. i motivi principali per cui si attivano dei finanziamenti pubblici allo spettacolo dal vivo e a teatro, che fondamentalmente per quanto interessa diciamo, il nostro assegno, il nostro progetto era la presenza di esternalità da fruizione. Queste esternalità sono dei benefici che vengono appunto ottenuti dai fruitori dello spettacolo in termini di comportamenti attesi, ovvero ogni spettacolo, oltre ad essere un momento di intrattenimento, è anche un momento di veicolazione di messaggi, contenuti artistici e culturali. Questi, secondo il legislatore, possono essere ritenuti appunto utili per la comunità di riferimento e quindi si finanzia il teatro in questi termini. Questa è stata una prima parte, una definizione del problema generale. Una seconda parte invece è stata quella di ricostruire il processo teatrale all'interno dei confini teatrali, quindi comprendere quale fosse il meccanismo di produzione di un'opera e capire appunto quali sono le competenze, le conoscenze, le routine, le capacità, diciamo, degli attori interni del teatro necessarie per sviluppare appunto un progetto di questo tipo. Quindi definito generalmente il problema esterno ed interno, ci siamo calati proprio all'interno del nostro progetto e quindi abbiamo cercato di comprendere quali potessero essere appunto gli effetti, da prima interni ed esterni, perdonatevi, dell'introduzione dell'innovazione tecnologica sul pubblico. E questo, secondo la letteratura, dovrebbe attivare tre principali effetti positivi, che sono l'ampliamento dell'audience, quindi l'allargamento della platea dei consumatori tradizionali, l'audience deepening, ovvero l'aumento della frequenza di partecipazione e di fruizione. E in terzo luogo la diversificazione dell'audience. La diversificazione dell'audience, quindi ci si aspetta che a causa di una messa in scena di questo tipo si diversifichi appunto il pubblico partecipante. Il secondo invece canale di analisi è stato riguardo ai confini interni. Quindi abbiamo cercato di suddividere l'attività teatrale in tre grandi aree fondamentali, che sono quella del capitale umano, quella del capitale strutturale e quella del capitale relazionale, per capire come l'introduzione di una qual forma di intelligenza, di cui dopo ci saprà dire meglio il professore, potesse impattare in ciascuna di queste. Quindi abbiamo costruito delle ipotesi, che sono appunto, riguardano vari punti. Principalmente due punti per ciascun tipo di capitale e quindi comprendere se il dispositivo, quindi l'entrata in scena di questa intelligenza, questa forma di intelligenza riuscisse a motivare e stimolare la creatività artistica, la produttività degli operatori, quindi in qualche modo riuscisse ad attivare delle conoscenze che erano represse all'interno del teatro, il capitale strutturale, quindi generare nuove routine fertili alla creatività, quindi attraverso l'interazione di diversi attori. Delle routine a più alta concentrazione e conoscenza, come prima, e infine il capitale relazionale, quindi attraverso i due fornitori, quindi i due partner, quindi capire se si potessero attivare delle nuove catene di fornitura grazie all'entrata in scena, quindi strutturalmente di questo dispositivo. E queste sono ipotesi teoriche che sono state verificate dal punto di vista della letteratura. Comunque adesso manca la freccetta, lascio la parola al professore che Ah, ci va anche la spiega. freccetta? Sì, Bene. ora va. Allora, per capire un pochino la parte tecnologica, voi dovete immaginarvi, per semplicità, un umanoide, ma non necessariamente un umanoide. Potrebbe essere anche semplicemente questo computer che ha, una telecamera, quindi può osservare, ha un microfono, quindi può parlare, può sentire e poi ha delle casse che restituiscono un audio. Quindi i sensi, diciamo, che noi diamo a questa macchina sono la vista, l'udito e il parlato. E dentro questa macchina, dovete immaginare ci sia un software che interpreta ciò che si vede, interpreta ciò che si sente e poi in qualche modo risponde. Parte di questo software sta dentro la macchina, parte, la parte più pesante, diciamo, dal punto di vista computazionale, se ne sta in cloud, quindi c'è un servizio, quindi c'è una connettività di questa macchina al cloud dove ci sono computer più potenti che elaborano e restituiscono. Quindi immaginate questo. Poi che questo computer abbia delle forme che in qualche modo assomigliano a un soggetto umano, come era nella prima slide, oppure sia semplicemente un computer al limite quasi invisibile, questo è un altro. Dall'altra parte c'è l'attore. L'attore invece è un soggetto umano, quindi lui parla, esprime con gesti in qualche modo il suo sentire
E dall'altra parte c'è il computer che lo osserva, capisce i gesti, capisce quello che dice e sulla base dei gesti interpreta i sentimenti, tra virgolette, di questo soggetto che parla, interpreta il parlato e poi risponde sperabilmente in modo appropriato. E allora, per far questo ci sono tecnologie di visione artificiale. Quindi il laboratorio cosa ha fatto? Ah, sulla base di studi che mettono in relazione i gesti ai sentimenti o lo stato d'animo, diciamo così, analizza i gesti. Qui c'era un filmato che faceva vedere che questo soggetto che apre le braccia, le chiude, eccetera, a seconda dei gesti che fa, sulla base appunto di questi movimenti e di letteratura che dice come questi sono relazionati a uno stato emotivo, traduce queste in un sentire. Qui, per esempio, questa era la prima frame del video che diceva che uno che sta così con la bocca aperta è sorpreso. E infatti, se lo vedete lassù, è come il punto in alto a sinistra, alla vostra sinistra, come questo soggetto viene, il suo stato d'animo viene interpretato dai gesti. Quindi la macchina, se vede un soggetto che fa così, ha guarda l'espressione del volto, l'espressione, diciamo, il gesto delle braccia e ritiene che sia uno stato di sorpresa. Quali sono gli stati? Sono quei sei là che la macchina riesce a riconoscere, che sono sei codificati da un certo signore che si chiamava Ekman, che per l'appunto ha messo in relazione gesti a sentimenti. Poi qui la ricerca è andata un po' più avanti perché le espressioni non sono semplicemente queste macroscopiche, ma possono essere anche microscopiche, le cosiddette microespressioni, che in realtà sono difficilmente catturabili. Noi campioniamo la nostra vista a 30 immagini al secondo, queste microespressioni avvengono sull'ordine del centesimo di secondo, 200°, 300°, cose di questo tipo. Quindi spesso non le cogliamo, ma ci sono. Ora, le macchine sfortunatamente hanno questa capacità oggi. Ci sono dei sensori che campionano non a 30 immagini al secondo come noi, ma magari hanno 1 milione di immagini al secondo. Quindi capiscono anche se sotto di noi le nostre vene vibrano perché ci passa dentro il sangue. Quindi possono essere usate come macchine della verità, diciamo così. Quindi lo stato emotivo si traduce e viene letto. Allora abbiamo fatto anche degli esperimenti su questo che poi non abbiamo però riportato nel teatro. Qui c'era un filmino che faceva vedere come si catturano questi micromovimenti che una telecamera normale, che è questa che vedete a sinistra, non coglie, ma invece quella sulla destra coglie. Qui non si vede niente, quindi dovete credere. E poi c'era, questa era la parte di visione, quindi la telecamera vede, osserva e capisce lo stato d'animo. Questa invece è la parte del parlato. Qui è stato usato l'antenato di quello che ora tutti conoscete, il GPT 3-4. Questo era il GPT 2, che c'era 2 anni fa, non era così noto perché la stampa non se n'era impossessata, ma insomma c'era. E allora abbiamo usato questo, che chiaramente girava su un cloud, quindi da una zona diversa, e qui l'abbiamo addestrato su un dataset, perché vanno raffinati, diciamo, questi modelli. Volendo, questi sono generici, uno poi li affina sul caso. Noi li abbiamo raffinato su un testo teatrale, però il dataset era in inglese, quindi abbiamo preso i testi di Shakespeare. E qui sono stati fatti gli esperimenti in cui c'è un input, che è un testo appunto shakespeariano, che è un inglese antico, e abbiamo chiesto a questo sistema, grazie a questo addestramento, di rispondere in modo adeguato con un inglese antico. E questo è un esempio. Uno gli dice questa frase di Enrico VI di Shakespeare, che è difficilmente traducibile da questo inglese a quello attuale, e la macchina risponde in un inglese che è quello dell'epoca. Infatti vedete quel du, shalt, che oggi nell'inglese moderno non esistono, ma esistevano nell'inglese di allora. E quello che vedete su in alto a destra invece è tutto il processo, c'è un microfono che manda quindi l'audio a un servizio remoto, il servizio remoto traduce l'audio in testo, il testo passa a questa macchina che genera altro testo in risposta e poi c'è il text to speech che traduce in audio. Quindi questa era la parte audio.
Ora, tutto questo, come vi ho detto all'inizio, poi è rimasto nei laboratori, poi in realtà c'è stato un seguito perché è cambiata la direzione del teatro proprio nel 2021 e c'è stato anche degli incontri con la nuova direzione che poi non, per motivi adesso non sono concretizzati, ma insomma l'idea era quella un po' di portarlo poi dentro uno spettacolo prototipale che avremmo potuto realizzare. Poi il ricercatore se n'è andato, quindi sono un po' fermata la cosa. Grazie. Grazie mille.